Si sente sempre più spesso parlare di gestione territoriale della pandemia da Covid-19 e su questo aspetto, che sarà fortemente strategico per il futuro, interviene il medico teramano Angelo Flavio Mucciconi del Consiglio regionale della NAO Assomed Abruzzo, il sindacato dei medici ospedalieri. In questa guerra contro un nemico invisibile e sfuggente, in cui le battaglie si combattono e si vincono nei reparti ospedalieri, la vittoria vera si può ottenere sul territorio. Dottor Mucciconi, lei sostiene che la liberazione dal Covid-19 non verrà dai letti di ospedale, ma dalla gestione sul territorio della pandemia. Come in particolare? Questi mesi di storia ci insegnano che l'isolamento domiciliare, la diagnosi precoce e la possibilità di tracciare i contatti dei pazienti positivi al Covid è molto più funzionale e produttiva della terapia ospedaliera, che è inevitabile nei casi clinici che ne tengono una trattamento ovviamente di livello superiore, ma senza una puntuale tracciatura sia dei pazienti positivi sia di tutti i loro contatti, il lavoro ospedaliero diventa inutile, è una sorta di fortalamo circondato che non può resistere all'assalto. Però ci vorrà un'identificazione precoce dei nuovi contagi. Esatto, noi per fortuna nella nostra ASL siamo già arrivati a circa 13.000 tamponi refertati, che significa che c'è un numero imponente, più del 3% della popolazione già tamponata una volta e questo 3%, la metà tamponata più di due volte. Ovviamente è fondamentale una collaborazione solida con i medici di famiglia, col territorio e l'identificazione immediata di tutti i potenziali positivi. Benissimo, lei parla di gestione domiciliare e alberghiera o alberghiera. Sì, noi abbiamo l'opportunità con la protezione civile di ottenere strutture alberghiere per eventualmente isolare quel tipo di paziente che per motivi logistici o sociali non riesce ad avere un adeguato isolamento domiciliare, per cui può essere che la casa è troppo piccola perché in quella casa ci abitano bambini o pazienti fragili, il medico di famiglia e il paziente stesso possono richiedere di avere un'assegnazione diversa da quella domiciliare, e la protezione civile al momento è disponibile strutture alberghiere eventualmente estensibili nel caso di richiesta. Senta, secondo lei funzionerà la telemedicina? Deve funzionare. Telemedicina, su questo siamo purtroppo indietro, ma non solo a Teramo o in Abruzzo, in Italia in generale. La telemedicina è il futuro. Oggi si prenotano biglietti aerei per telefono, si fanno transazioni bancarie per telefono. È inevitabile pensare che ci possa essere un passaggio ulteriore in questo senso. La NAO Assomed auspica dunque che nell'ASL di Teramo e sul territorio regionale ci si possa affidare ad una medicina di vicinanza alla popolazione, che sposti i pazienti dalle loro case solo per fornire un isolamento alberghiero più idoneo alle circostanze e che, individuando e trattando i pazienti precocemente, contenga i contagi e riduca i ricoveri.